Ok ragazzi, si continua con Lucione, vediamo cosa dice qui. Penso che le direzioni esplosive ma possono farci deck. Ok, ci sembra la madre qui. Ok, che altro potresti fare? Guarda se Ancora! c'è in giro della roba sporca. Ammazzati. Lucius, oh, mi hai spaventata. Perché? Perché ho provato a aprire questo? Boh, rincoglionita. Ho provato ad aprire quello e sei spaventata. Io so. Cosa? Adesso me la fa prendere, vedete? Perfetto. Perfetto, è la chiave della combinazione della cassaforte. 06061966, ok. Ora devo Il solo trovare signor la Quinn ti sta cassaforte. aspettando nella sala studio. Fai in fretta o arriverai Sparati. in ritardo. Ora devo solo trovare la cassaforte che non mi ricordo ovviamente da che parte ero. Era nell'ufficio del cretino, però non mi ricordo bene da quale lato. 06061966. Devo cercare di non dimenticarmelo. Era. Forse era al piano di sopra, però da questa parte. Questi? Questa qui non li avevo cagati. Non avevo contato. Ho preso la chiave dallo stupore e poi basta. Ok. Sono qui da un mese. Quindi Quanto minimo se tempo gli do se le intendo? vede le Se tuo cose. padre comincia a raccontarti storie di mostri e magia, non Non dargli andare retta. dietro, Sì, sto certo. scherzando. Fatto, eh? Ma che se lo incula quel coglione? Cosa fai tutto il giorno? Cercati qualche spasso, no? Grazie, Lucius. C'è qualcosa che non va. Devo andare a controllare. Fatto. Come si cambia il numero? Salve, signore. Mi chiedevo se ha qualche incarico da affidarmi per oggi. Sei 19 Sì, l'ho dimenticato. Mi dai un minuto? Devo prima cercare due cose. Certo, signore. Dai! Ale, cos'era? Madò! Oddio, fantastico. Ok. Vai a disturbare tua madre, vuoi? Devo risolvere un po' Ciuccia, di cose. coglione. Le parole le avevo già. Oh yes. Combinato. James. Ok, ho trovato il nostro bersaglio. Dove sei stato, Signota. Lucius? Ti stavo aspettando. Cominciamo la lezione. Ma gli devo dare la Ok, pistola, mi Lucius. spara. Di queste tre carte, indicami quale pensi sia la risposta giusta. Lo devo fare davvero. Quanto fa 1 più 1 più 1? Fanculo. Bravo, Lucius. Quanto fa 1 più 2 meno 2? Cazzo, ma questo è difficile. 1 più 2 meno 2. Non lo so. Quanto fa, ragazzi? Bravo, Lucius. Coglione. Altro? Quanto fa 6 meno 4 più 7 meno 4 più 5 Mo' ero rotto un po' il meno cazzo, eh. 6 meno 4 più 7. Fanculo, è sparito! Mo' ne capo uno a caso, due. Bene. La prossima Oddio. materia è biologia. Hai portato il libro di biologia? Non so, è questo? Questo non è un libro di biologia. Ah, no. Vediamo se riesco a trovartene uno. È il mio momento. Posso sparare? Sparato! Non pensavo funzionasse. Dai, che palle da capo! Questo? Deve essere da qualche parte. Ok. E che devo fare allora? Aspetta, fammi vedere. James, allora. Adesso prendo. Oh! Ma io lo costringo a spararsi. Aspetta.
Ah, ma infatti era meglio che sparargli a lui, cioè. Se stufato di darci lezioni si spara, diciamo che è più... è abbastanza credibile, no? E un altro è andato. Ciao, ciao. Mica schifo. Done. Quando l'istitutore di Lucius si uccise, pensavo davvero di impazzire. Niente aveva più senso ormai. Quell'uomo pacifico e sereno si era suicidato con la pistola del senatore, arma che il senatore Wagner teneva al sicuro dentro la cassaforte del suo studio. Stando alla dichiarazione di vari testimoni, il signor Wagner si trovava in un'altra stanza a parlare con lo chauffeur quando si udì lo sparo. Non riuscivo a capire l'istitutore come era riuscito a impossessarsi della rivoltella. Intendeva forse incriminare il suo superiore? Quel caso mi faceva uscire pazzo. Ogni volta che ottenevo una pista, ogni cosa attorno a me cominciava a crollare come un dannato castello di carte. Confesso che chi più mi preoccupava era la signora Wagner. La povera donna sembrava un'ombra di se stessa. Parlava da sola vagando per i corridoi. A volte rideva o piangeva senza motivo. La sua unica ossessione era abbandonare quella casa. Ma il senatore era troppo orgoglioso per andarsene. Si rifiutava di fuggire, perché era quello che i giornali bramavano per riempire le loro prime pagine. Ma quell'orgoglio gli sarebbe costato caro. Il guardone, oh mio Dio. Stavolta qual è il mio bersaglio? Vediamo. Cosa dirà? Stimi puoi usare, tu puoi girarmi e forza acquistare. Forse il prete? Non molto probabilmente il prete. Mi ma ce l'ho spiace, con la pistola, Lucius, no? Stavo pensando a quanto siamo fortunati tutti minchia noi. Minchia. Poi devo trovare il prete. Perché tanto è il prete, ne sono sicuro. Ormai... Tranquillo, figliolo. Non c'è niente da temere. Oh, no, io devo uccidere questa qui. Non l'avevo ancora vista in giro. Era ora, merda. Minchia. Solo dovevo uscire il prete, a quanto pare non è il prete. Una domestica. Ciao, tesoro. Di Susan. Si occupa del bucato. Ok. Posso farle trovare una pistola nel bucato? No, è lì. Mi vede poi. Aspetta. Scusa, devo buttare qua. Torcia no. Finalmente cosa da buttare, ma... ci facevo male. Avevo questo. Oh, Cristo. Di nuovo la lavatrice. Vado a controllare. No, ci sono io. Ops. Non si è accorta di nulla. Maledizione. La lavatrice si è rotta di nuovo. Cos'è? Vabbè, il mio turno è finito. Vado a farmi una doccia. Andiamo a spiarla. Siccome diavolo la devo uccidere. Cioè. Ma smetti di cantare a rompi coglioni. Io lo uccido, lo strangolo. Se la smette di canticchiare, la ucciderò.
Qui c'è una doccia. Voglio girare. Che succede? Ma giusto? Madonna, giusto. Adesso è chiuso, merda. Cazzo, aspetta, mi ha dato qualcosa. Ah no, sono cassette. DVD porno. Falloni giganti. Pellicole. Porca troia. Cazzo, come faccio a rientrare qua dentro? Cioè, non capisco. Non è che da qui la TV posso vedere. Aspetta! Madò! Io spio con questo mio occhietto. Oh mio Dio. Cosa facciamo? Controllo mentale. Non fa. Cosa possiamo fare? Ma... Visto. Beh, non riesco a farlo avvicinare. No, non l'ho... Dai. Ma è de... No. Non lo vedo. Ok, ho imparato. Dopo aver finito il gioco... Oh, giusto! oh mio Dio! Combustione? No, nuova abilità. So che mi ha chiesto di non tornare, signor Wagner, ma credo che preferirà trattare la questione con me piuttosto che doversela vedere con i federali. Un altro incidente, vero? Non ci credo. La porta era chiusa da dentro. Ogni cosa fa pensare a un suicidio. Ma c'è qualcosa che non torna. Qui c'è qualcosa di molto strano. Io non so più che cosa pensare. Forse questa casa è maledetta. Sto diventando pazzo. Non creda che non l'abbia pensato. È per questo che sono andato dal sacerdote. Sei stato tu a dirgli di venire? Ma come diavolo ti sei permesso? Si deve calmare, senatore. Cercavo solo di aiutare la sua famiglia, mi dispiace. Concentriamoci sul caso. Ha novità di suo padre? La prego di chiamarmi subito se riceve sue notizie. Credo non ci abbia raccontato tutto quello che sa. Ma non mi aveva dato una nuova abilità. Strano, non me la faccia. Insomma, me la facesse provare. Mi nutro ma non mangio, agisco quando me lo chiede nessuno, quando lo vuoi tu. Credo si riferisca all'autista, no? Per forza. Michael, ecco. Ok, vediamo. E infatti sono loro. Mi inizio proprio a battere la fiacca, cioè, fra poco non ce ne saranno più da ammazzare. Cioè, finché non stermino tutti non sono contento. Ok, tanto il modo è questo, ne sono sicuro, guarda. Oh. Ah, vede, per un oggetto del controllo mentale. Chi è che non ha voglia di rilassarsi con della buona musica? Peccato. È lui, l'autista. Sono sicuro, cioè va tutto bene, eccetera, ma ad essere sincero, mi sono un po' rotto. Shh, merda. Ascolta. Forse devo spegnere le luci. Di nuovo sta roba, cioè. Cioè, se lo rimetto qua, aspetta. Io sbaglio ogni volta, cazzo. Benissimo, è sparito. Porco Giuda. Allora, è qua. Aspetta.
Ah, è giusto? Cosa? Cos'era quello? Di nuovo la lavatrice. Vado a controllare. Vado. Ah, lo tiro qua. Ciao, coglione. Ciao. Ciao, tranquillo. Shh, ascolta. Ok, questo come si fa? Ma lo sapevo. Lo sapevo. Non ci credo. Dai, che troiata. È facilissimo. E beh, che succede? Cioè, muore? L'annusa, che buon odore. Cioè, poi muore. Guardalo. Cioè, è morto così. Come una merda. Ah, aspetta. No! Spero il fumo della sala, aspetta. Oh, ciao Will! Ciao, amico! Ah, io lo amo sto gioco. Bellissimo. Finally, no more driving. Proprio così. Non ho visto niente. Stavo riparando la lavatrice nell'altra stanza. Quando sono tornato, la macchina era in moto e Michael era steso a terra. Mi faccia capire. Mentre lei si trovava nella stanza accanto, l'auto si è messa in moto da sola. No, signore. Non ho sentito assolutamente nulla. La musica era davvero troppo alta e questa è la pura verità. Ma certo, sì. Vedo già la faccia del giudice quando glielo dirò. Dovrà accompagnarmi in commissariato, ma per ora mi aspetti qui per un po' buono e tranquillo. Fatto! Vedere. Madonna, tutti stiamo seccando. Di agire in fretta, come faccio a ucciderlo? Posso bruciare? Ok, allora. Ma che okay. Diavolo! Ehi! Dannazione! Che stai facendo, eh? No, no, no! Quanta lag, mamma mia. No! È bellissimo. Poraccio. Oddio, non ci resta più nessuno praticamente da uccidere, ridendo e scherzando. Cioè. Cos'è successo qui? Sono stato via solo 2 secondi. Ma quello è Will. Merda, non so cosa cazzo ci facciamo qui. Io me ne vado, detective. Non intendo essere il prossimo della lista. Tu non vai da nessuna parte. Avvisa il commissariato. Abbiamo un altro cadavere qui. Cotto. Poraccio, guardatelo. Dio Gesù Maria. Perché siamo ancora qui? Andiamo via subito. Non voglio rimanere qui un altro minuto.
Nancy, non dobbiamo essere precipitosi. Ho chiesto aiuto e vedrai... Ce la faremo, devi fidarti di me. Continui ad incolpare Lucius, non è così? Hai perso del tutto la testa. Tesoro, devi starmi a sentire. Mi raccomando, stai lontana da Lucius. No, stai tu a sentire me. Io e tuo figlio ce ne andiamo da questa casa. E lo faremo con o senza di te. Quello non è mio figlio. E te lo dimostrerò. Sur le pont d'Avignon tutti morirono, morirono. Nancy, dove c'è la madre? No, c'è la mamma. D'Avignon tutti morirono, morirono. And? Questa cosa l'avevo fatta mille volte. Le ho fatte mille volte queste cose. Ok, and? No. Oddio, un momento mi sgamavo. D'Avignon, tutti morirono, morirono. Coraggio. Beh, se mi ha fatto attaccare per forza quella cosa, vuol dire che devo farci qualcosa, no? Sur le pont d'Avignon, tutti morirono, morirono. Cosa posso fare? Questo l'ho già usato e il padre è giù. E mo? Tutti morirono, morirono. Merda, guarda qua. Ah, ok. Merda, c'è anche il padre lì. Tutti morirono, morirono. Ok. Me lo immaginavo, facevo una cosa del genere. Vediamo. Collozione. Non posso crederci. Ah, non posso crederci. No, eh. Aiuto. Aia. L'ho bottomizzata. Che cosa ho fatto? No, no, non può essere. Non sono stato io, è stato lui. Lui è l'anticristo. Abbiamo visto tutto, senatore. È finita. La dichiaro in arresto. Le mani di dosso. Stai col bambino, io gli andrò dietro. Chiedo dei rinforzi. E così accadde alla fine. Assistemmo all'omicidio della signora Wagner. Quell'efferato crimine fu perpetrato dal suo stesso marito davanti ai nostri occhi. Riesco ancora a sentire lo sparo della pistola sparachiodi. Il tempo si fermò per un istante e, improvvisamente, il corpo della moglie di quel demente giaceva al suolo. Quando realizzammo cos'era successo, Wagner era fuggito. Io presi a corrergli dietro, convinto di acciuffare l'assassino, ma mi sfuggì di nuovo. Charles Wagner l'aveva uccisa proprio davanti a noi. E quando tentammo di acciuffarlo, lui si diede alla fuga. Dissi alla gente di prendersi cura del bambino che aveva assistito al terribile omicidio e corsi dietro all'assassino. Stavo per acciuffarlo quando persi il controllo dell'auto ed ebbi quel dannato incidente. Cercai di avvisare i miei colleghi. C'era il pericolo che Wagner tornasse alla villa, ma non ottenni risposta. Quando alla fine arrivai, il peggio era già accaduto. A tutte le unità, pattugliate il perimetro. Il sospetto cerca di fuggire. Charles Wagner, circa 40 anni. Procedete con cautela, potrebbe essere armato e pericoloso. Sì, quel Charles Wagner. Non posso muovere. Abbiamo un bambino qui che ha visto cose piuttosto sgradevoli. Figliolo, va
tutto bene adesso. Ora cerca di calmarti. Cos'è stato? Oddio, devi... Papà mi spara? Caccia merda, ma non fa muoversi. Oh merda, gli ho sparato. Merda. Porca troia. Ma sono legato o cosa? Non capisco. Caccia troia. Capito, non ho capito. Spara quello. Posso ancora. Non ce n'è. Qua non posso guardare neanche. Cosa ho fatto? Oddio. Oh, un altro morto. Oh no, questo è troppo. Stupendo. Questo è un elicottero. No, guardalo, guardalo. Ma che è sta roba? Ho scelto fuoco, boh. Praticamente abbiamo finito il gioco e adesso abbiamo fuoco tutta la casa. Si è rotto i coglioni, bambino. Fighissimo. Non vado là di fare il 2. Guarda! Sono i preti, sono preti, c'è anche il padre di lui. Oddio, ma dovrò combattere contro i preti, guarda. C'è lo spirito maligno! Ti ordino di lasciare in pace questo bambino! Mi sa che dovrò combattere contro i piretti. Non lo sento. Sì. Merda! Piace, eh? Ancora un altro? Vabbè. Vai, colpisci. Olè, uno è andato. Ok. Questa cosa è andato. E come si è andato?
La TV è ancora accesa, eh? Il notiziario. Sì. Sì, fuga. Catholic Vengeance. C'è il padre dov'è? Ah, di sopra non possono salire. The 2 out of 3. Sì. Neanche il padre salverà. Sì, sì, sicuramente l'estintore aiuterà molto. La casa è totalmente in fiamme. Sto un po' a fuoco sto bastardo. Ritorna al fuoco dell'inferno. Oh merda, ma il potere di Cristo te lo impone. Non mi fai. Gesù è entrato dentro la parete. Fine partita, mi sono ucciso? Cosa? Sono un idiota! Appena passa. Ce l'ho fatta? Mi ha dato anche l'achievement. Figlio del diavolo. Sai che ce l'ho fatta? No, è finito così! È bellissimo! Oh ragazzi! Complimenti completi. No, è stupendo, raga. Finito il gioco. Ok, ragazzi. Serie terminata. Lucius. Spero che vi sia piaciuto a tutti. Sapete che c'è Lucius 2. E ora lo scarico subito. Ciao a tutti!